Agostino Civico, allenatore del Mondacono Calcio a 5, arriva una sconfitta sul campo della Chaminade. Analizziamo la partita, mister. Primo tempo male, secondo tempo un po' meglio, però alla fine era troppo complicato recuperarla. Sì, primo tempo, come hai detto bene tu, malissimo. Purtroppo veniamo da un periodo tra neve, non ci siamo allenati da qualche settimana, però non è una scusante, quindi non possiamo dare l'alibi al tempo, oppure ho la rabbia perché dentro del primo tempo perché non ci alleniamo, non ci siamo allenati e non ci siamo potuti esprimere al massimo del gioco, tra virgolette, che abbiamo noi. Si interrompe anche un po' la striscia positiva, diciamo, venate dalla bella vittoria di Pietrabondante. Comunque il campionato è buono, avete 14 punti. Beh, sì, la partita di sabato scorso l'abbiamo vinta perché abbiamo avuto dopo tanto tempo a disposizione il nostro campo, perché abbiamo avuto delle defezioni al campo nostro e siamo stati quasi 3 mesi lontani da casa nostra. Siamo ritornati a giocare al Montagano e è stato anche il pubblico ci ha aiutato e anche quello ha fatto tanto e siamo tornati alla vittoria. Purtroppo è un periodo che ci gira un po' tutto storto, perché un po' di allenamenti che mancano, un po' infortunati che ci stanno, chi gioca non è al massimo. Prendiamo un Cristian Passarelli che per questa categoria è ancora può dare tanto anche in altre categorie, però giocando tutte le partite 60 minuti è normale che viene a mancare anche lui qualche volta. Adesso il calendario, diciamo, vi aiuta perché avete la pausa, quindi avete più tempo per preparare la prossima sfida fra 2 settimane con il Venafro, partita che gioco forza voi dovete cercare di vincere. Sì, abbiamo la pausa e dopo abbiamo il Venafro. Venafro, secondo me, è ottima squadra. Dopo lo Sporting è una delle squadre sulla carta con i nomi che ha e una delle formazioni più forti di questo campionato. Mi auguro che cercheremo di allenarci, mi auguro che ci saremo tutti in queste 2 settimane. Ci alleneremo bene, prepareremo la partita contro il Venafro al massimo e ce la giochiamo come abbiamo fatto forse tranne oggi, ma l'abbiamo giocata quasi con tutte.